Perché sento un tutto. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con i webinar del gruppo editoriale La Scuola 6. Questo pomeriggio siamo in compagnia di Marta Villa e Paola Baratter per parlare di didattica della storia. Benvenute Marta e Paola. Grazie. Ciao. Ciao, ben ritrovate. Vi presento brevemente le relatrici per poi lasciare loro la parola. Paola Baratter è formatrice e dirigente scolastica, Marta Villa è docente di antropologia culturale. Vi invito fin da subito, qualora doveste avere delle domande per le relatrici, a lasciarle nel solito box domande, in modo tale che poi a fine esposizione delle relatrici possiamo dedicare i soliti 15-20 minuti alle vostre domande e quindi davvero interagite con noi siamo qui apposta. Vi invito a utilizzare il medesimo box anche per segnalare eventuali difficoltà di tipo tecnico, quindi se non vedete, non sentite o avete bisogno, insomma, di qualche informazione in più, sono a vostra disposizione per tutta la durata dell'appuntamento. Vi ricordo infine che entro 24 ore riceverete due mail separate, una contenente il vostro attestato di partecipazione scaricabile in PDF, l'altra contenente le slide che le relatrici hanno preparato per voi e la registrazione dell'intero evento. Detto questo, io mi taccio, Marta e Paola vi lascio la parola e ci ritroviamo più tardi. Buon lavoro. Grazie mille. Allora, ben trovati a tutti, voi ci vedete, ma noi non vi vediamo, però sappiamo che ci siete. Con Marta abbiamo pensato a questo incontro e chiamarlo la macchina del tempo, avventurarsi nel passato per capire la nostra realtà, perché effettivamente riteniamo che sia fondamentale pensare alla storia come uno strumento per capire il presente. Volevo andare avanti con le slide, però mi sa che non sono. Ovviamente un attimo fa funzionava e adesso non funziona. Forse sotto Paola, che vedo che è comparso un numerino 1 in Ok, basso in basso. Ecco qui, perfetto. benissimo, si è sbloccato. Questa è la presentazione che avete visto quando vi siete iscritti al webinar. Al terzo anno della scuola primaria si comincia a studiare la storia come disciplina, anche se in realtà, come sappiamo, non studiamo la storia, ma cominciamo dalla preistoria. In quarta, invece, cominciamo dalla storia vera e propria. Cominciamo a studiare le antiche civiltà, quelle che sembrano lontanissime nel tempo, a una distanza incommensurabile. E ancora di più è una distanza incommensurabile per i bambini, che sappiamo quanta fatica facciano a cogliere anche solo lo scarto d'età tra loro e i loro genitori o addirittura i loro nonni. A quanti nonni è capitato quando i bambini, i nipotini cominciavano ad andare a scuola, alla scuola primaria, sentirsi chiedere, visto che avevano appunto a scuola cominciato a studiare la preistoria, se avevano mai conosciuto l'uomo di Neanderthal, o come facevano quando erano piccoli senza il fuoco a riscaldarsi, o come facevano andare in bicicletta senza la ruota. Insomma, sappiamo che i bambini fanno fatica a cogliere questa lontananza che in realtà, come vedremo, è un'estrema vicinanza, non è lontano. Gli antichi ci riguardano e ci riguardano da vicino, come vedremo nell'incontro di oggi. La nostra civiltà, che all'apparenza è così lontana e così diversa da quelle antiche, è in realtà, come sappiamo, il prodotto delle civiltà precedenti. Quindi studiare le grandi civiltà del passato ci permette di parlare della nostra civiltà, del nostro territorio, delle nostre case, delle nostre città. Infatti, questa immagine che vedete con questa frase, che è un po' provocatoria, è una riflessione aperta che vogliamo lasciarvi, che in teoria anche, come dire, sintetizzata o spiegata meglio, può addirittura essere proposta, ai bambini, nel senso che voi
Ovviamente i bambini, quando partite col percorso di preistoria, col percorso appunto della terza, si inizia, parlando di un mondo senza l'uomo, nel senso che, iniziamo proprio a farli affascinare a questa materia, cogliendo tra l'altro uno dei loro interessi, proprio sembra quasi naturali, i dinosauri, la nascita del mondo, i continenti, i mari, cosa succede, i primi animali che compaiono. E quindi in effetti abbiamo voluto utilizzare una frase, tra l'altro detta da uno dei più grandi antropologi scomparsi poco tempo fa, che è Claude Lévi-Strauss, che ha lavorato in tanti luoghi della Terra lontani dalla nostra Europa. Lévi-Strauss, infatti, ha incontrato nella sua esperienza etnografica quello che possiamo definire il primitivo. Ecco perché anche come dire, l'immagine, no, di questo straordinario anziano di una tribù della zona dei tropici permette di commentare appunto la frase. Allora, in effetti, questa frase sembra una frase pessimista, il mondo inizia senza l'uomo e completa se stesso senza di lui. Non è così però, l'apparenza ci inganna, Lévi-Strauss ovviamente sta soltanto spiegando il normale corso delle cose. Il pianeta Terra appunto ha una storia, come dire, enorme rispetto alla storia dell'uomo e probabilmente continuerà anche se un domani l'uomo si estinguerà. Per cui è un modo di dire anche che la natura ci riguarda, appunto, la natura siamo anche noi, ma la natura può fare anche senza di noi. Allora, perché dobbiamo studiare il nostro passato? È un po' questa la sollecitazione che vorremmo discutere insieme a voi questa sera, appunto, andando a vedere come ci si può muovere all'interno di questo passato che sembra essere anche un passato molto presente. Questa immagine infatti vorrebbe appunto, vuole ricordare che gli antichi ci riguardano e verrebbe anche da dire ci guardano, ci sono tutti i monumenti che arricchiscono il nostro paesaggio, il nostro più di altri, che ci ricordano appunto che cosa siamo stati e come siamo diventati. Ci sono alcuni passaggi fondamentali nella storia dell'umanità che devono diventare i caposaldi del processo di insegnamento e apprendimento della storia, perché sono quelli che ci hanno reso esattamente come siamo. Ad esempio il passaggio, ma lo sappiamo, insomma, dal nomadismo alla sedentarietà, il passaggio dalla caccia e raccolta all'agricoltura e all'allevamento. E soprattutto la nascita e lo sviluppo delle città. Ecco, questi sono passaggi che ci hanno resi quello che siamo ora. E parallelamente, nel contempo, c'è stata un'evoluzione nei nostri usi, nelle nostre abitudini. L'evoluzione alimentare è interessantissimo, seguire il percorso della nostra alimentazione dall'antichità ai giorni nostri. Con la concentrazione sul fatto che ogni scelta che viene fatta dall'uomo rispetto all'alimentazione, alla casa, alle attività che svolge, è strettamente legata al territorio in cui la civiltà si sviluppa. E quindi imparare la storia ha come scopo quello di riflettere sulla quotidianità illuminata dalla luce del passato. È attraverso la lettura del passato che io riesco a leggere il quotidiano intorno a me, ad assumere quella capacità critica necessaria di leggere la contemporaneità, l'abituarsi a fare collegamenti anche interdisciplinari e a ragionare in termini di causa e effetto rispetto alle cose che succedono, a imparare la storia soprattutto per superare i pregiudizi verso tutto ciò che è lontano e apparentemente diverso da noi, appunto.
e alimentare la curiosità e il desiderio di conoscere e capire un pianeta cosmopolita. Perché quello che noi facciamo a scuola quando insegniamo è quello di raccontare quelle che sono le regole del vivere insieme, ma in realtà sappiamo anche che la classe, che la scuola, che la classe in particolare è un laboratorio meraviglioso di attività di convivenza con gli altri, è un luogo dove si sperimenta la democrazia e quindi lo studio della storia può dare anche tutti quegli strumenti che divengono necessari per comprendere e analizzare la realtà e interpretarla con senso critico. Ovviamente potreste chiedervi come mai l'antropologia culturale, che è una materia che studia l'attualità, possa intervenire quando si parla di storia. Per tanti motivi. Uno dei motivi è che la storia ovviamente non è una progressione lineare, per cui anche nella contemporaneità noi abbiamo sotto gli occhi, in alcuni luoghi della Terra ovviamente, non dobbiamo pensare all'Occidente, ma pensare a tutto il resto che c'è oltre l'Occidente, quei passaggi che prima Paola vi ha mostrato. Ancora oggi noi abbiamo popolazioni che vivono come vivevano i nostri antenati, per cui una parte importante anche dell'archeologia si appoggia sull'etno-archeologia, appunto su il confronto tra appunto i ritrovamenti legati alla civiltà, alle civiltà del passato e popoli, gruppi, clan, piccoli situazioni appunto umane dove questo accade ancora. Per cui noi abbiamo ancora oggi dei popoli nomadi che convivono accanto ai popoli sedentari. Noi abbiamo ancora oggi popoli cacciatori-raccoglitori che convivono accanto o addirittura scambiano, fanno commercio con i popoli sedentari, con i popoli che hanno scoperto già l'agricoltura. Ecco che se noi in qualche modo presentiamo la storia come una storia sempre presente, una storia che può essere anche vivente, possiamo agganciare all'oggi concetti, appunto, come dicevamo prima, del passato che potrebbero apparire molto lontani, difficili da comprendere per la mente di un bambino che sta formando il proprio appunto la propria mente anche da questo punto di vista. Ecco che nasce l'idea, il senso, la proposta che vi facciamo oggi, questo senso dell'interscambio. Non è difficile, è anche un modo per stimolare la curiosità, l'ultimo passaggio della slide precedente di Paola. Se noi accendiamo la curiosità di andare oggi a guardare come si comportano altre civiltà, altri popoli, allora sicuramente inneschiamo nei nostri alunni e nel nostro alunne una voglia di apprendere, di imparare, di conoscere, che possa anche, come dire, placare la sete di domande che a loro appunto vengono. La cosa importante da ricordare è sia la storia che l'antropologia culturale sono un sapere della differenza. L'antropologia culturale da sempre, cioè da quando nasce, perché altrimenti non sarebbe mai sorta, ma possiamo utilizzare lo stesso paradigma anche per attraversare la storia. Noi possiamo costruire, come dire, uno sviluppo della nostra storia guardando le somiglianze, quindi quello che abbiamo ereditato dal passato e che è arrivato fino a noi. Ci sono invenzioni, come diceva prima Paola, la ruota, che non ce le siamo più tolte di mezzo, tanto sono funzionali, e ci sono invece delle cose che sono accadute e che sono cambiate, e quindi ecco che apprezzare anche le differenze ci permette di diventare più tolleranti anche nei confronti delle differenze che quotidianamente incontriamo quando viviamo appunto un mondo, come abbiamo detto prima, multiculturale, cosmopolita. E ovviamente il discorso sulla cultura è un discorso fondativo anche per lo studio della storia, perché ovviamente noi riceviamo oggi un'eredità molto grande, un'eredità che è fatta
fatta non di una cultura sola e quindi ci toglie dal rischio dell'etnocentrismo, che dicevamo prima, dei pregiudizi etnocentrici, che ovviamente sono accanto a noi e che però rendono poi difficile appunto il vivere insieme ad altri tipi di culture e ci permettono di apprezzare le tante culture che nel passato si sono manifestate, sono tramontate, sono mutate, sono arrivate anche magari in maniera fino a noi quasi cambiando di poco. E ovviamente allo stesso modo noi possiamo apprezzare le culture di oggi, sapendo che tutte le culture che oggi ci sono sul pianeta hanno un'eredità del passato. Per cui anche i nostri vicini che vengono magari dal Medio Oriente, piuttosto che dall'Est Europa, piuttosto che dalla Cina, perché abbiamo ormai tanti bambini e tante bambine che vengono da tante parti del mondo, hanno un passato storico, quindi hanno una cultura propria, differente dalla nostra, che però poggia su solide basi, ovvero le basi della loro storia. Quindi anche qua tante culture, tante storie. Quindi il bello è anche, come dire, attraversare la nostra, appunto, la nostra narrazione, mettendo assieme, no? Facendo mosaico di queste tante narrazioni. E allora dobbiamo chiederci che cos'è questa cultura. Allora, qui io ho preso una definizione che poi ho condiviso con Paola, che è la definizione fondativa dell'antropologia culturale. Ovviamente la parola cultura c'è da sempre nella storia delle scienze sociali, c'è una definizione filosofica, una definizione anche sociologica, se volete, una definizione storica. Però a un certo punto è l'antropologia che, come dire, ammantandosi di questo aggettivo culturale, decide di darne una definizione. Siamo proprio in Inghilterra nel 1871 e Sir Taylor dà una primissima definizione scrivendo il suo primo libro che è Primitive Culture. E cosa dice? La cultura o civiltà, ecco perché ci interessa, perché lui utilizza la parola civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell'insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società. Allora vogliamo farvi porre l'attenzione su quelle parole scritte in grassetto, ovvero insieme complesso. Le culture sono una collezione di idee e quindi è ovvio che come dire, sono parte integrante, della storia e quindi del passato. Le culture hanno una memoria. E la stessa cosa, l'altra parola fondativa è che l'uomo fa parte di una cultura perché è membro di una società. E per capire questo noi dobbiamo per forza girarci verso il passato, studiare la nascita delle civiltà, studiare la nascita appunto dei primi consessi umani che hanno creato appunto la società. Hanno creato società che, come vedremo, poco dopo, nella nostra trattazione, sono ancora oggi presenti, nel senso non abbiamo, come dire, cambiato totalmente quello che accadeva nella costruzione di una città come ai tempi delle civiltà fluviali e via andare. E un'altra citazione che è molto interessante, di nuovo questo è un antropologo che però, come vedete, dialoga moltissimo con l'Occidente. Allora, Chilani, nell'Invenzione dell'altro, nel 97, parla di antropologia come storia, quindi riconosce ovviamente la matrice base nel passato, nello studio del passato. Quindi l'antropologo non può essere proiettato solo sulla contemporaneità o sul futuro. L'antropologo ha un debito nei confronti della storia. E come vedete, appunto, è la costruzione occidentale di cosa? Del discorso che parla degli altri. Quindi ecco che anche la nostra storia è già antropologia, è già, come dire, difatti, non a caso la storia e la geografia sono discipline antropologiche nella scuola primaria. Non è un caso che vengono definite così anche dal punto di vista ministeriale, perché ovviamente c'è una relazione storica che l'Occidente ha con tutti gli altri, perché ovviamente l'Occidente ha intersecato la storia delle altre culture, per cui un'apertura da questo punto di vista, un'apertura dal punto di vista culturale è fondamentale per poter, da un lato, comprendere chi siamo, da dove veniamo e quali prospettive ci sono per il futuro, e dall'altro lato farlo insieme,
agli altri. Quindi sicuramente la storia deve essere letta secondo una chiave democratica. In questa immagine avevamo voluto far vedere appunto il passaggio dal passato al presente, al contemporaneissimo, direi, perché il condominio, il giardino verticale di Stefano Boeri è una costruzione degli anni più recenti. E abbiamo voluto confrontarla con Babilonia, con questi giardini pensili che appunto venivano narrati come una delle meraviglie del mondo, e per mostrare appunto quanto vicine sono queste realtà, mostrare come il presente, la realtà quotidiana, prende dal passato quello che vuole valorizzare. Infatti, le società e le culture che sembrano si sforzano di apparire statiche sono in continuo movimento, quindi non sono assolutamente ferme, non sono ferme neanche nel trascorrere dei decenni, quindi pensate a maggior ragione nel trascorrere dei secoli o dei millenni. Infatti, questo appunto apparente tentativo di rimanere fisse è una modalità per acquietare un'ansia che abbiamo come esseri umani per in qualche modo perché abbiamo timore ovviamente della instabilità. Allora, la cultura e la società deve apparire il più possibile ferma per quietare questo tipo di, come dire, nostra dimensione proprio personale, psicologica. La cosa che però ovviamente dobbiamo ammettere senza alcuna problematica è che va bene così, però quando noi poi ci rivolgiamo verso il passato, notiamo tutta questa dinamicità di società e culture. Le culture si modificano, le culture si contaminano, le culture fanno dei passi avanti e possono fare anche dei passi indietro. L'abbiamo visto, le culture possono, come dire, ci sono scelte che riappaiono dopo millenni, magari già viste. Avete visto questa cosa? L'abbiamo messa apposta, questa del giardino verticale con i giardini pensili di Babilonia. Quindi per un periodo non abbiamo avuto questa necessità, no, di riempire di verde la nostra città, adesso ne sentiamo l'esigenza e questa cosa appunto la prendiamo dal passato. E quindi è molto interessante anche guardare, far osservare questo tipo di dinamismo che è quello che contraddistingue comunque l'umanità, perché se non ci fosse questo dinamismo non saremmo neanche curiosi, se non ci fosse questo dinamismo noi non inventeremmo nulla. È insito appunto anche nel nostro cervello, che certamente ha timore dell'ignoto, ma è anche molto molto affascinato da ovviamente quello che verrà, ovviamente il futuro, e quindi ecco il movimento. Noi siamo nati in movimento, noi siamo scesi dagli alberi, no? Discendiamo dalle scimmie arboricole e quindi ci siamo sempre spostati. Quindi il dinamismo è dentro anche nella nostra corporeità, nella nostra fisicità. A maggior ragione lo trasliamo nella cultura e nella società. La storia appunto è anche una trasmissione culturale. Qui dividiamo un po' la slide tra me e Paola, quindi io faccio un primo accenno appunto dal mio punto di vista, quello dell'antropologia, per poi dopo passare la parola a Paola. Allora, questo è un interessantissimo antropologo italiano, Cardona, che tra l'altro si è occupato per tantissimo tempo della scrittura. E proprio in questo libro, Antropologia della scrittura, Cardona ci spiega come accade che si trasmette un sapere. E quindi la trasmissione del sapere è la costruzione della storia, ovviamente, è il passaggio di testimone tra le generazioni. Allora lui appunto ci dice che questa trasmissione non avviene mai in maniera, come dire, oggettiva, nel senso che io dico un'informazione a un altro e finisce così. No, subisce delle micro variazioni, già soltanto le
le parole che io uso, nuove, mie, per poter dare appunto il racconto ad un'altra persona che non è stato testimone, già inserisce la mia interpretazione. Quindi inserisce l'elemento individuale, inserisce quella parte appunto che ci contraddistingue come esseri umani, nel senso che anche la storia è un passaggio di, è la cultura anche in sé per sé, sono dei passaggi interpretati dove l'individuo ha un ruolo importante. Allora, ci sono dei processi, appunto, delle trasmissioni che sono sociali, nel senso che sono fatte da gruppi di individui, ma molte di queste sono dei passaggi individuali, cioè ognuno di noi concorre alla trasmissione, quando ovviamente anche nell'insegnamento. Noi concorriamo a una trasmissione interpretata dal nostro punto di vista. Allora, così un po' per ridere, no? Per prenderci anche un po' in giro, abbiamo messo anche quella immagine che è un'immagine di un artista statunitense degli anni 60, dove mostra la catena del pettegolezzo. È vero, la trasmissione culturale avviene anche tramite il pettegolezzo, cioè come si parla quando si racconta un fatto. E ovviamente quando ritorna il primo che l'ha raccontato, la persona si stupisce perché dice: ma non era proprio così. E magari la verità è completamente ribaltata. È come il gioco del telefono senza fili che fanno i nostri bambini divertendosi un mondo. Cioè lo stupore che li accompagna quando si rendono conto che la parola che per primi avevano sussurrato al compagno poi arriva completamente diversa, effettivamente è una presa di coscienza su cui possiamo lavorare come insegnanti, ma soprattutto possiamo lavorare quando insegniamo la storia per ragionare assieme a loro sul fatto che quello che noi sappiamo della storia, di quello che noi sappiamo delle antiche civiltà, sono sempre conoscenze parziali, perché derivano da chi ha voluto spesse volte trasmettercele. Pensiamo ad esempio ai geroglifici degli antichi egizi. È chiaro che i contenuti che hanno voluto trasmettere ai posteri sono quelli di chi sapeva scrivere, di chi deteneva questo potere veramente incomprensibile per allora, cioè la scrittura è veramente una conquista meravigliosa, cioè trasmettiamo ai nostri bambini questa passione, questa consapevolezza. Attraverso la scrittura io posso trasmettere dei contenuti che potranno essere letti in un altro luogo e in un altro tempo. E gli antichi volevano lasciare traccia della loro civiltà, del loro pensiero, della loro società e pensando agli egiziani l'hanno fatto con i geroglifici che adesso noi cerchiamo di interpretare, ma dobbiamo sempre tenere presente che era la scrittura del potere quella che noi possiamo leggere. Quindi molte informazioni che ci arrivano, almeno quelle che ci arrivano attraverso il canale scritto, sono informazioni che sono state accuratamente selezionate da coloro che detenevano il potere. La trasmissione della storia è sempre una trasmissione, come dicevamo prima, che trasmette anche il punto di vista di chi la racconta. Lo storico può cercare il più possibile di essere oggettivo rispetto al racconto, ma non può farlo perché ci sarà sempre l'influenza delle proprie credenze, del proprio punto di vista. Quello che potremmo definire il primo storico-geografo della storia, e cioè Erodoto, era ben consapevole di questo. Di lui troviamo delle interessantissime descrizioni delle civiltà antiche, alcune che ha visto in prima persona e altre invece che ha potuto raccontare attraverso i racconti degli altri. Però quello che mi preme far presente è che già Erodoto era consapevole del fatto che come lui avrebbe raccontato la storia sarebbe cambiata in qualche modo. E è molto interessante leggere le sue pagine per vedere come lui cerchi sempre di mettersi in secondo piano rispetto a quello che racconta. È difficile che lui guardi
l'altro come qualcosa di diverso, come qualcosa da paragonare a se stesso. È sempre qualcosa di nuovo. E dice, spesse volte dice, sì, loro facevano così, noi magari facciamo diversamente, però è possibile fare anche in quest'altro modo, è possibile anche vivere in un'altra maniera, è possibile anche, ad esempio, sulla sepoltura dei morti. Voi immaginate che è un tema che era molto forte nel passato, come è forte anche nel presente. E vedere che c'erano civiltà che seppellivano i morti, altri che li bruciavano, altri che invece avevano un rapporto diverso con la morte, ecco, tutte queste diverse possibilità non venivano giudicate da Erodoto, ma venivano il più possibile trasmesse come una realtà diversa dalla propria, su cui però si possono fare delle riflessioni. Ecco, io credo che noi a scuola dovremmo essere sempre, ma come già siamo ovviamente, particolarmente attenti nel trasmettere le realtà diverse e le realtà altre. Evitare appunto di pensare al passato come una realtà di trogloditi, come una realtà lontanissima dalla nostra, perché i problemi che abbiamo dovuto affrontare nella nostra storia, nella storia dell'umanità, sono gli stessi che affrontiamo anche oggi. E con questa slide, ma partendo da Cardona, ci colleghiamo alla casa, Marta, vero? Esatto, perché Cardona ha tra i suoi interessi, come dicevo, oltre a quello del linguaggio che ha studiato per lungo tempo, però adesso capirete che non è così lontana appunto quest'altro ambito, Cardona si è interessato moltissimo anche delle varie forme abitative degli esseri umani presenti sul pianeta. E perché? Perché la casa, secondo Cardona, è una forma di linguaggio, perché la casa, secondo Cardona, è la scrittura nel paesaggio. E quindi ecco che lui ha utilizzato le stesse, come dire, categorie con le quali ha analizzato i linguaggi di tanti e tanti popoli della Terra, anche in relazione al modo in cui costruiscono le case. Perché come il linguaggio è la rappresentazione, e Paola l'ha parlato benissimo prima di Erodoto, appunto è la rappresentazione di se stessi e la rappresentazione agli altri, ovviamente, della nostra cultura, della cultura madre, allo stesso modo anche come posizioniamo il nostro spazio, come sistemiamo il nostro spazio, è il modo in cui noi rappresentiamo la nostra cultura all'esterno. Allora, la casa è quell'elemento che c'è ovviamente da sempre, perché gli esseri umani fin dal tempo paleolitico hanno cercato un luogo dove potersi rifugiare, cioè una tana c'è, cioè per tanti animali, noi siamo animali anche noi e quindi avevamo bisogno di questa tana. E la cosa straordinaria è che ogni essere umano, ogni gruppo umano ha adattato la propria tana all'ambiente. Allora anche qua la dimensione della casa, se noi attraversiamo la spiegazione della storia con i nostri bambini e le nostre bambine, utilizzando anche delle modalità di interazione molto pratiche, come può essere appunto questa della dimora, avviciniamo ovviamente moltissimo i nostri alunni e le nostre alunne al passato. E possiamo mostrare loro che quando studiamo, ad esempio, i popoli palafitticoli, ecco che ci saranno ancora o sono un retaggio archeologico. Ci sono ancora, e quindi questa scoperta sicuramente farà spalancare, no? Occhi e bocche dei nostri bambini che diranno: ma come fanno a vivere? Allora, ripeto, le varie adattamenti sono una modalità di attraversare, ad esempio, lo studio della storia, i vari adattamenti alle risorse, perché una casa, come avete visto, ci parla non soltanto degli esseri umani che l'hanno costruita, quindi anche dell'ingegneria, dell'architettura, delle scoperte, ma ci parla moltissimo del territorio, del paesaggio, delle risorse. Per cui in luoghi dove c'è solo la pietra, ecco che le case sono costruite così. In luoghi dove c'è legno,
le case saranno tutte di legno. In luoghi dove, appunto, in questo caso vedete le palafitte, sono costruite lontane una dalle altre, però a distanza di barca. Sotto vedete l'immagine delle case nella falesia dei Dogon, come diceva prima Paola, questi che noi abbiamo chiamato trogloditi, che tra l'altro ancora oggi, ad esempio, abbiamo delle costruzioni nella nostra Europa, in Valle della Loira piuttosto che in Dordogna. Se voi andate, le case sono incastonate come queste dei Dogon, proprio agli abri, che sono appunto queste pareti rocciose con una sorta di tetto. E quindi è bello vedere come appunto gli esseri umani, i gruppi umani, hanno in qualche modo ideato delle forme di rappresentazione di se stessi e del mondo, appunto nella casa. Se avete interesse, il libro di Cardona, che è molto leggibile e anche molto divulgativo, si chiama I sei lati del mondo, edito dalla La Terza, e lui che cosa ci dice? Perché i sei lati del mondo? Perché una casa non ha quattro lati, ne ha sei, ha anche un sopra e un sotto. Un sopra che ci collega con tutta la sfera religiosa, avete visto nelle primissime diapositive che Paola segnalava, oltre al cibo, all'arte e alla tecnica, anche la sfera religiosa, e poi c'è la parte del pavimento che ci collega con la terra, con le radici, con il fatto di essere in un luogo, essere partecipi di un luogo. Sì, Marta, stavo pensando che la casa diventa proprio il luogo della propria identità, identità personale, ma l'identità culturale. Stavo pensando alla Domus Romana, che è riconoscibile in tutti i luoghi dove è costruita, perché ha sempre una struttura molto simile che la richiama ed è una casa su sei lati, viene proprio da dire, con questo contatto con la divinità. Il contatto con il cielo, il contatto con l'acqua che viene fatta appunto entrare, ci sono queste vasche che la raccolgono ed è una struttura diversificata al proprio interno, perché è una struttura complessa, quella della Domus Romana, che è sempre uguale a se stessa in tutte le città dell'impero romano e diventa proprio un simbolo. La casa, quindi nasce come un luogo dove vivere, dove quando si diventa un popolo sedentario si decide di insediarsi in un territorio, si costruiscono le case, si costruiscono con gli strumenti che si hanno a disposizione, con i materiali del territorio e pian piano però questa casa assume una connotazione specifica che le dà un'identità culturale, forte. Distintiva, appunto. Tra l'altro, appunto, è interessante anche questa visione della storia come apertura al mondo. Abbiamo un altro antropologo italiano, Italo Signorini, che tra l'altro in questo libro, Gente di Laguna, non parla di Venezia, ovviamente, ma pensate, cioè interessantissima la cosa, parla di un'altra civiltà che in questo caso nella zona di San Matteo del Mar, che vive sulla laguna, proprio simile a tutta la nostra storia della laguna veneziana e della zona appunto del Golfo del Mar Adriatico. Dicevo che appunto lontananze, somiglianze, vicinanze, distanze, sono queste curiosità, no, che ci attraversano. E appunto questa storia che noi dobbiamo assolutamente spiegare ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze, ai nostri bambini come apertura e non chiusura, apertura al mondo. Allora lui ci mette proprio ci mette in evidenza il rischio che tanti per tanto tempo abbiamo, come dire, appunto abbiamo avuto, cioè quello dell'etnocentrismo. Per vari, come dire, secoli il mondo occidentale si è interpretato come unico depositario della cultura con la C maiuscola, perché noi eravamo coloro i quali eravamo arrivati a un grado di civilizzazione alto rispetto ad altre popolazioni. E ovviamente l'etnocentrismo è legato, come vedete che lui dice, subito da sospetto, ridicolo, disprezzo, orrore. Sono parole che noi non vorremmo mai avere in una classe, non vorremmo mai che accadessero, però
può accadere, nel senso che non siamo, nessuno è immune da questo tipo di anche barriera che si crea, una barriera mentale. Allora ecco che se noi facciamo approcciare già i bambini dalla terza elementare, poi dalla terza primaria, quarta e quinta, a una storia che rappresenta tante diversità, probabilmente riusciamo a in qualche modo evitare questo tipo di atteggiamenti mentali. E tra l'altro, ovviamente, la cosa che accade quando appunto possono partono i pregiudizi, quello che dicevamo all'inizio, è la visibilità enorme di piccoli elementi di contrasto, che quindi divengono macro. E non si guarda più invece al resto. Quello che invece è necessario far notare è sicuramente le somiglianze, perché in questo modo accomuniamo. Quindi la comunanza ci permette di essere tutti, tra virgolette, figli di una umanità. E dall'altro lato le differenze devono essere presentate come curiosità interessanti, come qualcosa che può arricchire anche il mio essere, la mia identità, un qualcosa da scambiarci, un qualcosa su cui parlare. E quindi perché studiamo la storia? Quindi stiamo arrivando, come dire, alla parte centrale, anche se volete, finale della nostra riflessione insieme a voi, le grandi domande che c'erano nell'abstract e c'erano anche all'inizio. Perché studiamo la storia? Perché studiamo gli altri? Perché ci confrontiamo con il passato? Allora, abbiamo voluto introdurre una sorta di domanda provocatoria. In un mondo di missili e organizzazioni internazionali, che cosa può offrire lo studio dell'oscuro e del primitivo alla soluzione dei problemi di oggigiorno? La risposta, sembra essere appunto portarci in una direzione. Non serve. Quindi lo studio della storia non è importante, lo studio del passato non è importante. E invece è proprio questo, importante. Antropologo americano Kluckhohn, che pensate nel 79, quindi veramente tanti, tanti anni fa, ma è di un'attualità sconcertante nello specchio dell'uomo, cosa ci dice? Che lo studio dei primitivi, e qui intendiamo come primitivi sia i primitivi che ci circondano, ovviamente, quelle tribù che dicevo che vivono ad altri stadi, no? della civilizzazione, sia il passato, ovviamente, no? Sia quello più remoto, sia quello appunto delle grandi civiltà che affrontiamo nella nostra scuola primaria, ci mette in grado di vedere meglio noi stessi. Quindi è il senso del nostro discorso qua con voi oggi. Se no sarebbe vuoto, sarebbe senza senso, sarebbe uno studio mnemonico. Ma se noi possiamo trarre delle informazioni che ci permettono di guardare alla nostra situazione attuale in maniera anche più, come dire, più a fuoco, no? Non sfocata, ecco che allora lo studio della storia prende senso. Ovviamente anche lui appunto usa questa metafora. Certo, non sono stati i pesci a scoprire l'esistenza dell'acqua. Nel senso, quello che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, quotidianamente, non appare subito alla nostra mente. Quindi anche in questo caso la stessa antropologia, come vedete, da studiosi che non erano andati oltre l'orizzonte dell'Occidente, non si poteva pretendere che si accorgessero appunto di quanti pregiudizi comunque quello sta dicendo, no? Avessero i loro pensieri. Quindi chi si occupa delle scienze umane, quindi siamo noi, voi, tutti coloro i quali appunto si occupano di queste discipline, hanno bisogno di sapere sia dell'occhio che vede, ma sia anche dell'oggetto che guardiamo. Quindi diventa uno specchio. Allora la storia ci mette di fronte a noi stessi. La storia pone ciascun essere umano di fronte a quello che è, a quello che ha ereditato, a quello che vuole progettare per il futuro. E quindi è ovvio che noi vediamo uno specchio molteplice e quindi questa molteplicità ci può permettere davvero di ricreare una democraticità dei saperi, che ovviamente è uno degli obiettivi che noi abbiamo anche nel percorso della nostra scuola primaria. Sì, è bellissima questa immagine dell'acqua che non viene scoperta dal pesce e della visione dell'antropologia come un grande specchio che gli permette di guardarsi e nella sua evoluzione. E allora a che cosa serve insegnare la storia?
per tirare un po' le fila di quello che abbiamo detto. Serve per confrontarsi con il confrontare il passato con il presente e viceversa, quindi per specchiarsi in pratica, come abbiamo detto, per capire che siamo molteplici e che ci manifestiamo in modalità diverse, per richiamare, come abbiamo visto, costantemente l'influenza dell'ambiente geografica sull'evoluzione della civiltà, quindi come primo elemento l'ambiente geografico a cui poi però si assommano tutta una serie di elementi che fanno l'identità di una civiltà. Ma come insegnare la storia? Perché non possiamo pensare alla primaria di insegnare una storia come la insegniamo in un percorso di scuola successivo. La storia deve essere vista appunto per le differenze, ma soprattutto per le somiglianze rispetto alla realtà circostante. La storia deve essere vista come uno strumento di lettura del presente. L'idea è che ci sono pochi eventi fondamentali su cui però è assolutamente importante soffermarsi per capire che la storia è un processo, che gli eventi della storia sono tutti incatenati l'uno all'altra. Quindi l'insegnamento della storia è un insegnamento che nel riassumere la storia della civiltà riassume la storia di ogni bambino, ma lo sappiamo perché quando cominciamo a fare storia con i bambini, cominciamo proprio dalla storia del singolo bambino, racconta la tua storia, racconta la tua famiglia, prova a ricostruire il tuo passato prima di costruire il passato della civiltà. E questo continuo confronto tra il passato della civiltà, il presente e viceversa deve essere proprio la cifra fondamentale con la quale affrontiamo lo studio della storia. E quindi, arrivando in conclusione, che cosa dobbiamo Come dobbiamo usare il libro di storia? Perché il libro di storia è quello che ci permette di dare una sequenza alle cose che raccontiamo. Il libro di storia è anche una fantastica risorsa per quanto riguarda le immagini, quante bellissime immagini riportano i libri di storia della primaria. Quindi il libro di storia è il luogo dove trovo le informazioni di base che non sono solo informazioni scritte, ma molto spesso sono informazioni che vengono date attraverso le immagini e quanto è importante imparare a saper leggere le immagini, quanto lavoro facciamo con i bambini per imparare a leggere, imparare a capire, imparare a interpretare le immagini che trovano sul loro libro. Ma il libro di storia è anche lo strumento, come abbiamo visto in questo breve percorso, che ci consente di leggere il mondo circostante. E nelle indicazioni nazionali che appunto sono state fatte con il decreto Moratti ancora nel passato, si parlava appunto dello studio della storia e queste indicazioni sono quelle che hanno segmentato in maniera diversa l'insegnamento della storia rispetto al passato. Se prima si trattava di fare tutta la storia alla primaria che poi veniva ripresa nei cicli successivi, con queste nuove indicazioni lo studio della storia si ferma più o meno alla caduta dell'impero romano, alla fine dell'ultimo anno della primaria. Però se andiamo a guardare i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria, ci dicono qualcosa di molto interessante. Dicono che il bambino, alla fine del percorso della primaria, è in grado di comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell'umanità, dal Paleolitico alla fine del mondo antico,
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Ecco, questa possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità forse dovrebbe essere il nostro focus, dovrebbe essere il punto d'attenzione che usiamo nel momento in cui usiamo il libro di storia per insegnare storia, perché appunto lo scopo della storia deve essere quello di capire a fondo il reale, di acquisire una capacità di lettura, una capacità critica di lettura del presente. E infine, ma in ultimo, ma non come ultima cosa nella classifica delle cose importanti, il libro di storia è un fantastico repertorio di modelli di convivenza sociale e di sperimentazione di democrazia, perché è attraverso lo studio dei popoli antichi che riusciamo a ragionare con i bambini su che cosa significa creare una società, come far sì che una società funzioni bene, come far sì che tutti si sentano inclusi nella società. Attraversando le epoche storiche, studiando la storia, noi con i bambini ci accorgiamo che ci sono degli errori che nella nostra storia sono avvenuti e che poi hanno avuto ripercussioni sulla civiltà stessa, che molto spesso finisce perché si incontra con un'altra civiltà che è più potente, che è più forte e che la distrugge, la soggetta e la distrugge. Però abbiamo anche degli esempi invece positivi, abbiamo degli esempi di civiltà che riescono a costruire delle società democratiche dove con gli altri popoli si instaura un dialogo. Ma pensiamo anche all'Impero Romano, prima di diventare l'Impero Romano che abbiamo conosciuto e che studiamo, c'è stato un momento in cui ha dovuto interagire con i popoli che si trovavano nella penisola italiana e ha interagito in modo molto dialogante, cercando di prendere il meglio delle altre civiltà, cercando di arrivare a un compromesso a volte, ma comunque sempre a un'integrazione delle diverse realtà. Pensiamo solo anche alle divinità dell'Impero Romano, che non sono altro che una rielaborazione, una ripresa di quelle che già c'erano in Italia per le popolazioni che già vivevano, senza contare anche quelle della Magna Grecia. Quindi l'idea di una storia come insieme di civiltà che dialogano tra loro e costruiscono insieme la convivenza sociale, che è poi quella che realizziamo nelle nostre classi con bambini di provenienza diversa, di realtà diverse, che devono imparare a convivere, devono imparare a mettere in secondo piano il loro egoismo individuale che è innato, è vero, però con il ragionamento, con la riflessione, è possibile capire che c'è un'altra maniera di vivere che si ripercuote positivamente su tutta la società e permette a tutti di vivere bene. Marta? Esatto, è fondamentale appunto questo discorso, anche perché ci permette di continuamente portare la storia nella quotidianità. E abbiamo spiegato anche prima quanto sia importante agganciare per i nostri bambini e le nostre bambine appunto un passato che sembra lontanissimo a qualcosa che loro riescono a toccare con mano, a vivere tutti i giorni. Quindi il famoso come dire, accostamento, come ha spiegato anche Paola, dell'educazione alla cittadinanza, civica cittadinanza, con lo studio della storia e anche della geografia, se posso permettermi, ovviamente, è una modalità intelligente per continuare a, come dire, attualizzare il loro sapere. Perché lo sappiamo, un sapere fine a se stesso non porta da nessuna parte. Un sapere fine a se stesso diventa monotono. Un sapere fine a se stesso in chiunque di noi come dire, non ha appunto alcun senso, a maggior ragione per dei bambini e delle bambine. Invece, se noi continuamente mostriamo che
quello che accadeva in Grecia può accadere anche nella nostra classe, che quello che accadeva appunto nel lontano mondo anche preistorico può accadere anche tra noi, ecco che i bambini si sentono direttamente protagonisti, direttamente coinvolti, riescono a capire anche con categorie, anche come dire, dell'attualità, quanto appunto sia fondamentale continuare a confrontarsi. E ovviamente poi iniziamo, perché questo è anche il compito importante, a instillare in loro quella capacità di essere cittadini attivi, che ovviamente si dovranno portare per tutta la vita. Quindi iniziamo quel famoso lifelong learning su questa parte appunto della nostra cittadinanza che poi ci serve per convivere insieme agli altri, per essere capaci di agire nel mondo in modo cum grano salis, cioè con sapienza ovviamente non distruttiva. Una cosa importante appunto che noi dobbiamo cercare di per coinvolgere appunto, cercare di fare è proprio insegnare che il passato e quindi anche questa cosa ci riguardano e ci guardano, quindi ritorniamo un attimo alla nostra slide iniziale, ci guardano e sono lì da tanto tempo, quindi la nostra operazione distruttiva, vandalica, non può, come dire, in qualche modo fare bruciare in un attimo pezzi appunto delle civiltà del passato che sono resistiti per migliaia e migliaia di anni. Non può appunto una guerra distruggere un patrimonio che è dell'umanità. Quindi proprio lo studio della storia ci permette anche di parlare di questa, dei patrimoni, dell'importanza della salvaguardia, degli archivi anche, che partendo dal proprio, come dire, archivio familiare, no? Come diceva prima anche Paola, no? Quindi l'archivio dei nonni, dei genitori, sono archivi fondamentali e quindi poi noi abbiamo i grandi archivi, la storia è fatta nei grandi archivi, le fonti sono lì e quindi è un atto di cittadinanza salvare le fonti, è un atto di cittadinanza attiva essere, come dire, capaci di capire il patrimonio e in qualche modo intervenire già soltanto quello del nostro paese, della nostra città, del nostro quartiere. Quindi in questo modo la storia non diventa questa cosa lontana da studiare sul sussidiario, ma diventa una cosa che ci permette di vivere bene e con grande curiosità nella nostra attualità. Bene, io direi che come chiacchierata abbiamo concluso, però siamo contenti di sentire il vostro parere, le vostre domande, anche le vostre riflessioni rispetto all'insegnamento della storia. Adesso chiudo la presentazione, dovrei riuscirci. Però per chiudere la presentazione dovrei togliere La la tolgo io la condivisione. condivisione schermo, Paola, così siamo a Cosa? posto. Ti ho interrotto io la condivisione dello schermo, così Perfetto. siamo tornate a schermo interno. Benissimo, torniamo al mondo. Adesso devo tornarci io. Perfetto, intanto grazie Paola e grazie Marta per il vostro lavoro di oggi. Sono numerosi i docenti che ci seguono e che ci hanno scritto, quindi partirei proprio subito leggendo qualche domanda che è arrivata. Datemi solo un istante per recuperarle. Ecco qua. La prima domanda che ci era arrivata, che è anche un po' un commento, è lunghettina, quindi ve la leggo tutta d'un fiato. Per far appassionare i bambini della primaria, facciamo i salti mortali. Canti, rappresentazioni teatrali, curiosità, barzellette, cartoni animati, disegni, di tutto. Poi alla scuola secondaria si devono abituare a studiare 10-20 pagine all'improvviso. Forse è troppo ovattato lo studio della storia nella primaria? Come possiamo lasciare la passione e la curiosità per la storia in modo che possa accompagnare i ragazzi anche dopo la primaria? Allora, posso provare a rispondere io, ma poi passerei la parola a Marta, che ha insegnato anche nella scuola primaria, ha insegnato anche mia figlia, ma questo è un caso. E per dire che no, io credo che veramente alla primaria bisogna insegnare in una maniera diversa, probabilmente anche alla secondaria bisogna insegnare in una maniera diversa, però non facciamo l'errore di rendere
come la scuola superiore e la scuola primaria. La scuola primaria è un paradiso per certi aspetti, perché è veramente il luogo dove c'è il tempo per riflettere sulle cose, dove c'è il tempo di costruire il pensiero critico del bambino. Non infarciamoli di informazioni, non hanno bisogno di essere infarciti, loro hanno bisogno di capire, loro hanno bisogno di capire i processi, di cogliere i grandi significati delle cose. Per le informazioni ci sarà tempo, per le informazioni fine a se stesse. Io credo che il percorso che gli insegnanti devono fare alla primaria è proprio quello di condividere con i loro studenti un percorso di consapevolezza rispetto alla storia, rispetto agli eventi del presente e del passato. Marta? Sono d'accordo anch'io con Paola. Ovviamente la scuola primaria non deve essere, lo era comunque in un passato anche non troppo lontano, una scuola nozionistica. Invece, per fortuna, con anche le grandi riforme che sono state fatte anche dopo gli anni 60, 70, la scuola primaria è diventata un luogo di sperimentazione e deve mantenere ovviamente questa sua caratteristica. Perché questo è da ricordare, secondo me spesso lo dimentichiamo, ogni età ha i suoi tempi, ogni età ha i suoi momenti, non tornano più quegli anni, nel senso non torna più 6 anni, 7 anni, 8 anni, come non torna più 18 anni, 17 anni, 16 anni. Quindi è necessario, e questo guardate che ce lo insegnano anche le tribù, che ovviamente hanno l'educazione, educano i loro piccoli, come dire, le loro classi sociali, le loro classi generazionali più giovani. Quindi anche nelle tribù la scuola ha un percorso e all'inizio è un percorso fatto di pratica, è un percorso fatto di come dire, grandi temi che incominciano a essere passati. I temi etici, i temi morali vengono passati proprio nei primi anni della scuola, anche nelle tribù del mondo, quindi attraverso le storie, attraverso le narrazioni, attraverso anche la storia della loro tribù. Ognuno ha la sua, ovviamente, ognuno studia la storia come la chi è orale, quindi chi ha una narrazione orale. Ci sono ancora adesso popoli che non scrivono e quindi è tutta una trasmissione orale. Ecco che sono favole. Storie, un po' come la nostra Genesi, un po' come la storia, appunto, le cosmogonie che caratterizzano il mondo greco e il mondo romano, che tra l'altro illustriamo ai bambini, come le favole di Esopo che insegnano la morale. Quindi va benissimo utilizzare quel medium. Poi con calma, ovviamente, c'è l'età giusta per apprendere, incominciare ad apprendere le date. Anche lì le date non sono mai in sé per sé. Se le date non sono collocate all'interno di un processo, quindi Paola ha detto benissimo prima, la storia è processuale, nel senso che noi dobbiamo capire il meccanismo che muove, perché una civiltà si mette appunto, si costruisce accanto al fiume, perché a un certo punto c'è stata la rivoluzione neolitica. Non abbiamo bisogno di date, lì abbiamo bisogno di capire che cosa è accaduto in quel momento, quale innovazione è stata introdotta, come è stata accolta. In questo modo ovviamente non perdiamo la curiosità, perché i bambini e le bambine continueranno a farci delle domande, continueranno a stimolarci, no, nella riflessione. Per cui, bene, noi potremmo, visto che ci sono gli istituti comprensivi, potremmo contaminare anche, no? La scuola secondaria. Avete ragione, ovviamente c'è un balzo notevole che viene fatto. Allora si può contaminare anche la scuola secondaria facendo un trapasso più, come dire, armonico, se volete, no? Non subito a 10, 20, 30 pagine. Avete ragione, è capitato a tutti noi da alunni, no? Che si è passati a dover star lì sui librichini. Allora anche qua il dialogo di nuovo è una modalità interessantissima per poter lavorare insieme e anche appunto come dicevo prima ogni tanto guardare aprirsi ad altre modalità pedagogiche perché ripeto ogni civiltà ha la sua pedagogia e non sono mica sbagliate e quindi potremmo contaminarci delle cose migliori per cui arrivare in qualche modo davvero a non far perdere la domanda ragione no? Quella curiosità iniziale che è quel fuoco no? Che arde dentro qualsiasi bambino qualsiasi bambina e che lo porta poi a essere curioso del mondo. Perfetto, vi ringrazio. Allora, in realtà la
Le date sono state oggetto di più domande, ve ne leggo magari una dopo se volete aggiungere qualcosa, avete tutto il tempo. La collega ci scriveva, ci avete parlato di poche date. Quale uso fare delle linee del tempo che i libri propongono? Quanto devono essere dettagliate secondo voi? Allora, comincio io, ma poi passo la parola a Marta. Allora, io credo che le date siano, appunto, fanno parte di un processo, quindi è importante che ci siano, perché aiutano il bambino a collocare i fatti. Anche la linea del tempo è in qualche modo una rappresentazione del tempo che passa. Una cosa però è vedere una data e altra cosa invece è ricordarsela e usarla. Perché il rischio è che una data sia un insieme di numeri, ma 5, 7, 6, 7, 6, 5, alla fine cambia poco e io butto lì una data e magari mi è andata male perché ho invertito due numeri. Ma le date veramente importanti da ricordare sono pochissime e ci servono più che altro per collocare nel tempo le cose. Io credo che le linee del tempo siano molto utili, soprattutto quando confrontano delle civiltà, perché permettono di capire quali sono appunto le relazioni di causa-effetto, quali civiltà si sono contaminate e quali invece non è stato possibile che si contaminassero perché magari sono separate. Marta, tu che ne Sono pensi delle date? d'accordissimo, sì, sono d'accordissimo con Paola. Allora, le date sono, allora non dobbiamo affastellare date, giustamente, perché comunque il nostro cervello a un certo punto, se sono troppe, le rifiuta, cioè non ha neanche tanto senso ricordarle tutte, anche perché io ricordo, Paola, lo ricorderai anche tu, cosa diceva Umberto Eco, è bella quella frase che circola ogni tanto, che dice io reputo intelligente non chissà la data, ma chissà come trovarla. È vero, è questo, no? Noi dobbiamo insegnare un metodo. La storia insegna un metodo anche di studio, un metodo anche di approfondimento. Allora, date, quelle basilari, quelle, come dire, fondative della storia, appunto, della nostra umanità, sono indispensabili. Però una cosa ancora più importante è proprio quello che ha detto Paola, perché questo siamo meno abituati a farlo, cioè è quello che ci permette di avere quello sguardo democratico che dicevamo prima, il confronto. Quindi le linee delle civiltà sovrapposte una con l'altra, perché ovviamente i bambini e le bambine, anche già appunto quarto e quinto anno, capiscono cosa vuol dire ci sono state contemporaneamente. Quindi sapere che gli ebrei, civiltà appunto dell'ebraismo, era in contemporanea con gli egizi, perché ci sono stati degli incontri culturali con loro, e poi i babilonesi, e poi è andata avanti, e poi addirittura con i romani, perché abbiamo appunto il 70 d.C., è la distruzione del Tempio e quindi l'inizio della diaspora, è fondamentale, perché allora non è che iniziano e finiscono quando li studiamo in quarta elementare, durano. Quindi mentre facciamo i romani, gli ebrei ci sono ancora là in Palestina, mentre facciamo i romani, ecco che c'è ancora il mondo della Magna Grecia, il mondo ellenico. Se no, ovviamente, il rischio è, inizia e finisce il capitolo del libro, e guardate che questo rischio c'è pure alle medie, alle superiori, non solo alle elementari, e abbiamo gli scomparti stagni. E allora non capiamo per quale motivo poi dopo le culture si sono contaminate, le culture hanno dei tratti in comune. È perché si sono incontrate, perché commerciavano. Perché se una inizia e finisce quando finisce il capitolo del libro, è ovvio che non si è mai incontrata con quella dopo. Invece, ecco, io metterei sul muro, ovviamente, della classe proprio quello che ha detto Paola. O farei costruire, no? Se non possiamo, se non abbiamo il cartellone già stampato. Proprio mostrerei i momenti di grande incontro verticale delle civiltà, almeno le nostre, quelle del Mediterraneo, perché poi anche lì si apre tutto il grande argomento di ma in Oriente cosa stava succedendo? Che è il grande sconosciuto. E l'Oriente è alle porte, l'Oriente è qua con noi, l'Oriente continuamente ci ha sollecitato. Quindi ecco, io farei appunto così, per poche date, ma soprattutto il confronto. Quando parlavi sulle pareti della classe, io le ho viste anche nelle scuole secondarie, sia di primo e di secondo grado, perché effettivamente la rappresentazione grafica è utilissima e ci sono delle scuole che hanno veramente delle fasce che corrono tutto lungo il perimetro della classe, con tutte le civiltà, queste linee del tempo a cui si intersecano e che visibilmente dialogano tra loro.
Ecco, come dicevi, potrebbe essere la scuola secondaria che impara qualcosa dalla scuola primaria, appunto la rappresentazione delle immagini che è fondamentale per comprendere veramente, per venire incontro anche alle modalità diverse di apprendimento degli studenti. Mica tutti imparano nella stessa maniera. Un conto è la linearità delle informazioni. Molti studenti, molti bambini imparano invece per immagini, è solo lì che riescono veramente a cogliere il significato delle cose. Benissimo. Passiamo alla domanda successiva. Un'altra collega ci scriveva: cominciando dalla preistoria, i ragazzi hanno difficoltà a comprendere. Non sarà il caso di cominciare da qui ed ora, ad esempio con le interviste agli anziani e pian piano andare indietro? Marta, Sì, questo è pane per i tuoi denti. assolutamente. Certo, ovviamente appunto noi non possiamo presentare subito come dire, la storia, la preistoria, la nascita del pianeta, così. Bisogna fare un discorso preparatorio. Preparatorio ovviamente al pensiero storico, preparatorio al fatto che c'è stato un ieri, che c'è stato un altro ieri. E quindi ecco che la modalità, secondo me, davvero più piacevole, anche per proprio rendere accattivante, ecco, lo studio della storia è ascoltare le testimonianze dei viventi. Ecco che quindi far venire un nonno in classe, una nonna, un anziano del paese che magari ha vissuto momenti importanti, no, della storia passata, però ovviamente distante per l'età anagrafica rispetto ai bambini e alle bambine, come dire, proprio innesca quella bella partenza, quella buona partenza. Perché, ripeto, noi siamo stati tutti orali, la scrittura è arrivata dopo. Per cui noi abbiamo nel nostro DNA culturale il fatto che quando una persona ci racconta una storia, noi rimaniamo incantati, affascinati, non smettiamo più di ascoltare. Quindi ecco che è una modalità anche piacevole, quindi che fa partire, no? Davvero il nostro cervello primario, perché accanto al fuoco, attorno al fuoco, il linguaggio si è sviluppato raccontando storie. Questo gli archeologi, gli paleoetnologi ce lo stanno dicendo da diverso tempo. Quindi sì, è anche un modo per l'interazione. Quindi magari le domande possono essere preparate, questo è proprio classico della socioantropologia, le domande possono essere preparate dai bambini che quindi cominciano a pensare che cosa chiederei all'anziano o all'anziana che viene. Magari si può partire da quando eravate bambini, no? La cosa più, che è il modo più, che cosa faccio, che giochi è? Cosa mangiavate? Come vivevate? Quello che diceva prima anche Paola, no? Loro queste domande loro non sanno, loro si immaginano delle cose, quindi anche qua l'immaginarsi, anche qua farli capire, no? L'immaginarsi. E quindi magari si potrebbe, come dire, in qualche modo prima farli lavorare su. Secondo te cosa risponderebbero? Perché c'è il processo di immaginazione. E poi il confronto con la fonte, che in questo caso è una fonte vivente, quindi è straordinario. Gli può far capire cosa significa fantasia e realtà, perché la storia è reale, ovviamente non è un libro fantasy, quindi bisogna anche insegnare loro a distinguere questi due piani, è una forse è il passaggio fondamentale, no? Per cui è ovvio che se no dopo loro pensano, come si vede nei film o nei cartoni, che l'uomo è vissuto nello stesso momento dei dinosauri. Quella è la prima grande, come dire, confusione che loro non riescono a sistemare da soli. Quindi è necessario farglielo notare che gli uomini sono comparsi molto, molto, molto dopo. E quindi ecco, anche questo passaggio può essere interessante. Questo lo dico dal punto di vista della mia disciplina che dialoga con appunto i testimoni. Perfetto, benissimo, ti ringrazio Marta. È arrivato anche un commento, adesso lo ripesco, di un collega. Non ha domande, ma ho piacere a leggervelo comunque. Vediamo di ingrandire un po' perché. Ok, risaliamo, risaliamo. Francesco, eccolo qua. Uso da qualche tempo nella mia didattica digitale alla primaria dei videogiochi creati da storici e archeologi. Le animazioni sono realistiche con una grafica accattivante. In tutto questo i ragazzi riescono a immagazzinare informazioni maggiori, essendo i protagonisti principali del gioco. Nella didattica 2.0 innovativa, a mio parere, è motivante ed entusiasmante. Voi cosa ne pensate? Volete magari dire la vostra?
Sì, io non posso che pensarne tutto il bene, nel senso che tutte le modalità diverse che ci aiutano a interessare, a insegnare la storia sono utili e possono servire a entrare, a appassionare gli studenti. Quindi io credo che anche la modalità del gioco, del videogioco vada altrettanto bene come anche quello del gioco da tavola. Ci sono anche alle superiori dei giochi da tavola che servono per lavorare appunto sui concetti storici e metterli in pratica. Però abbiamo giocato anche ai tempi a Stalingrado, almeno io giocavo a Stalingrado, che era un gioco col computer e che serviva per capire anche la strategia di combattimento, che cosa fare e che cosa non fare nel momento in cui devi andare contro un popolo, che ovviamente il mio obiettivo non era andare contro il popolo, però è mettersi nei panni altrui. Ecco, questi giochi di ruolo hanno questo grande vantaggio, la possibilità di mettersi nei panni di qualcun altro e quindi dire: ma se io fossi stato, che cosa avrei fatto? E questo immedesimarsi in qualcun altro è quello che mi permette di fare mia la storia, di comprenderla a fondo. Perfetto. Leggo ancora qualche commento dei colleghi, man mano che parlate arrivano anche quelli. Quindi Silvia che ci dice: l'intervista ai nonni è l'attività che coinvolge i bambini, così come ascoltare i miei racconti di ciò che ho visto nei paesi che studiano. Anche questo è un bello spunto. E i nonni sono felicissimi di partecipare, perché mettiamoci anche dal punto di vista dei nonni, che per loro è veramente appagante poter dare il loro contributo ai loro nipoti. Senz'altro. Leggiamo Maria Assunta, sto un po' accelerando perché vorrei leggervi più commenti possibile. I bambini si appassionano anche se hanno di fronte un insegnante appassionato, che fa passare da subito l'idea che la storia dell'umanità è la storia di ciascuno. In seconda ho iniziato presentando il concetto di storia come tempo che passa, citando frasi di Aristotele, Cicerone, Sant'Agostino, Einstein, insomma grandi persone che hanno lasciato il segno. Ritengo un sacrilegio che alcuni colleghi si accontentino solo di ciò che propongono i libri. Bene, direi che. No, ma il problema dei libri è un problema non da poco, perché effettivamente il libro da una parte è uno strumento che ti dà la sicurezza rispetto a quello che tu puoi fare, quindi ti dà anche la scansione degli argomenti. Però avete ragione, non fermatevi al libro. Il libro è l'occasione di partenza per poi andare a approfondire sulla base anche della risposta dei nostri bambini. Quando vediamo che un argomento è particolarmente entusiasmante per loro, approfondiamolo, lasciamo da parte piuttosto il proseguire il libro e andiamo con loro a fondo nelle cose. Adesso abbiamo quella magnifica cosa che è internet, che ci permette veramente di trovare decine di informazioni e anche di ragionare sul tipo di informazioni che troviamo e sulla veridicità di quello che leggiamo. Ed è un esercizio utilissimo da fare con i bambini, e fermo restando che la passione io credo che sia la modalità migliore per insegnare, cioè attraverso la passione noi possiamo veramente insegnare delle cose strabilianti ai nostri bambini. Molto bene. Leggiamo Giorgio che ha una bella domanda, a mio parere. Lui insegna religione. Ci dice: insegno religione e la religione è naturalmente parte integrante della storia. Come insegnarla in modo accattivante alle elementari? E beh, anche qua appunto bisogna usare un po' di strategie, quindi sicuramente anche tutto un uso della multimedialità potrebbe essere molto utile, quindi di nuovo come aveva citato anche Francesco, no? L'altro collega, l'utilizzo di giochi se ci sono piuttosto che di prodotti multimediali che facciano in qualche modo interagire i bambini e le bambine con l'argomento. Ovviamente l'argomento religioso è un argomento anche molto complesso, da un lato si potrebbe rischiare di banalizzarlo e non è buona cosa nei confronti appunto della materia che invece è fondativa del
del nostro stare sulla terra, perché appunto è da Neanderthal che abbiamo uno spirito religioso, perché sono stati loro i primi che hanno seppellito i morti pensando quindi a un al di là. Quindi secondo me da un lato si potrebbe fare anche un bel lavoro di coordinazione, di coordinamento, scusate, con gli insegnanti di classe, e quindi la religione può permettere di spaziare sia nella geografia sia nella storia, a maggior ragione, quindi anche lì magari programmare insieme, spendere un po' di tempo insieme, non tenere sempre scomparti separati, fare magari anche dei momenti di lavoro di gruppo insieme, insieme all'insegnante appunto dell'area antropologica, perché anche in quel modo è un modo anche per far capire, perché allora siamo ancora un po' figli di questo retaggio di materie di serie A, materie di serie B, nella scuola italiana. Quindi anche la religione spesso viene un po', come dire, considerata anche una materia di serie B, anche perché può essere facoltativa, eccetera. Se però noi trasformiamo anche dal punto di vista laboratoriale, con una collaborazione appunto con gli altri colleghi, ecco che anche i bambini e le bambine si appassionano, capiscono che è importante tanto quanto, capiscono che può dare un ulteriore contributo appunto al curriculum generale, appunto, e quindi che c'è multi e inter, ecco, più che multi c'è interdisciplinarietà, perché ovviamente anche la religione è parte fondativa della cultura. Allora, noi sappiamo benissimo che la religione, l'insegnamento della religione non è più e solo esclusivamente la religione cattolica, noi possiamo spaziare raccontando anche le altre religioni, tant'è che si fa l'ebraismo, l'islam, eccetera, e quindi è un modo per, anche qui, per continuare a parlare di noi oggi, degli ieri, di quando sono state appunto create queste, sono apparse queste religioni, e di nuovo stiamo facendo le civiltà, perché sono apparse con le civiltà, ovviamente, il pensiero religioso è apparso con le civiltà. Perfetto. Leggiamo ancora qualche ultimo commento, purtroppo non abbiamo ancora molti minuti a disposizione. Vedo che Emilia ci scrive che da loro a scuola in genere vengono i nonni e fino a qualche anno fa era solito andare anche un signore che era stato in un campo di concentramento e queste attività i suoi studenti sono sempre state graditissime. Beh, benissimo. Purtroppo la religione non viene insegnata come storia delle religioni, ci dice Marina, che è un po' quello che Marta stavi spiegando tu. Purtroppo molti genitori pensano sia catechismo, sì, ecco, insomma, c'è un po' Infatti, questa. non dappertutto, ormai sta passando, anche io ho trovato tanti colleghi, tra l'altro ho fatto uno studio etnografico proprio sull'insegnamento della religione, e appunto ci sono molti colleghi che si stanno aprendo, nel senso che non è catechismo assolutamente, e si stanno proprio aprendo a un coinvolgimento anche con appunto gli altri colleghi, perché è storia del pensiero, in fondo, il cristianesimo ha intercettato tutte le altre religioni. Appunto, ha un'eredità e era contemporaneo a, e di nuovo anche lì c'è una linea verticale, essendo durato 2000 anni, quindi ha intercettato davvero tutto quello che ha potuto intercettare. E quindi, secondo me, anche lì andrebbe benissimo una bella linea verticale in cui si mostrano appunto anche tutte le contaminazioni, i sincretismi, e quindi ci possiamo far appassionare anche da questo punto di vista i nostri bambini e le nostre bambine a questo studio. Molto bene. Chiudiamo, dai, leggendo un ultimissimo commento di Enza, poi vi do qualche indicazione prima di salutarci. Enza vi ringrazia innanzitutto, ringrazio le formatrici per la chiarezza e gli spunti, webinar interessantissimo. Nella nostra scuola per anni abbiamo avuto l'opportunità di svolgere laboratori di archeoambiente. I bambini praticavano la storia ed erano coinvolti e partecipi. Bellissimo, Meraviglioso. Domenico Nisi, archeoambiente, mio marito, straordinario, straordinario, non avrei mai pensato. Quindi ringrazio moltissimo questa testimonianza, perché lui, che è scomparso ad agosto, purtroppo, non so se appunto è arrivata la notizia anche da loro, aveva messo in pratica quello che io e Paola vi abbiamo spiegato oggi. Lui, per quanto era archeologo della preistoria, quindi era un cercatore di selci, quindi lui lavorava sul paleolitico, e quindi ecco che lui si era fermato al programma di terza, ovviamente, e faceva proprio quello che
che noi abbiamo voluto dire oggi qua, anche nelle diapositive che mostrava, io ricordo benissimo che lui mostrava le popolazioni africane che erano ancora cacciatori raccoglitori, per mostrare appunto questa continua contaminazione, questo continuo andare e tornare, i bambini erano estremamente affascinati e poi gli faceva fare quella che la scuola di oggi chiede, cioè il compito autentico, cioè la pratica, cioè mettere in atto e creare delle abilità attraverso la concretezza delle, come dire, delle azioni, per cui la scheggiatura della selce. I bambini si rendevano conto di quanto è complicato scheggiare una selce, di che può far male, che taglia veramente, e quindi che i nostri antenati avevano delle abilità eccezionali. Ecco che i nostri antenati appunto non sono più visti, come dicevamo prima, con pregiudizio, come se fossero degli scimmioni appena scesi dagli alberi, ma delle persone che avevano un intelletto, una capacità di leggere la natura, l'ambiente enorme, grandissimo. E questa cosa poi è andata avanti, cioè tutte le civiltà mostrano i loro lati più innovativi. Secondo me, appunto, è centrato in pieno questa modalità di fare storia. Quindi, vabbè, ringrazio anche personalmente per questo commento casuale. Bene, in realtà sono tanti i colleghi che ringraziano voi, quindi non mi resta che ringraziarvi a mia volta per il vostro intervento di questo pomeriggio che è stato veramente apprezzato. Prima di salutarci, do due indicazioni ai colleghi collegati. Entro 24 ore, come dicevamo in apertura, riceverete sia la mail con il vostro attestato, che la mail contenente i materiali preparati dalle nostre relatrici, che la registrazione dell'intero intervento. Parlo per coloro che si sono collegati un attimo dopo e mi hanno chiesto come recuperare magari l'inizio per chi vuole riascoltarsi l'intera lezione. Troverete anche all'interno della mail di follow up un codice sconto che abbiamo preparato per voi qualora doveste avere il desiderio di acquistare qualche corso della formazione del gruppo editoriale La Scuola 6. Abbiamo appunto inserito un codice del 10% su tutto il nostro catalogo. Io vedo che continuate a scrivere, noi vi ringraziamo infinitamente, ringrazio le relatrici a nome del gruppo editoriale La Scuola 6 e auguro a tutti una buona serata. Grazie Marta, grazie Paola. Grazie a voi di averci dato l'occasione di raccontare la storia come ce la siamo immaginata, insomma. Grazie, Grazie. arrivederci a tutti. Arrivederci, a presto.